Non c'è più religione. È proprio il caso di dire, a proposito dello scandalo scoppiato dopo le rivelazioni pubblicate sull'edizione barese del quotidiano italiano, che ha riportato il contenuto di un colloquio telefonico tra una suora e un disoccupato in cerca di lavoro. In ballo c'è la possibilità di essere assunto presso il CUP di Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo o in alternativa, come ha detto, alle pulizie all'ospedale di Martina Franca. Fin qui tutto normale, almeno fino a quando, come si evince dalla intercettazione telefonica, che il posto di lavoro ha un costo, 4.000 euro, ma grazie al buon cuore della Pia Madre si può scendere anche a 2.005. A San Giovanni o Taranto, mi devono far sapere, tu o uno o l'altro, tu che vai a lavorare, che ti interessa a te? No, sì, no, ci mancherebbe. Tanto da Bari c'è il pullman che viene a San Giovanni, sia l'andata che il ritorno, al ritorno sta alle 2:30, arrivi a Bari alle 3:30. Le 6 ore e ti trovi bene perché finisce alle 2. No? Mo sapete perché San Giovanni è sicuro, per Taranto erano più per le pulizie e sta vedendo se poteva ingirare a te quel ragazzo, perché anche quel ragazzo voleva andare fuori. 2.500 euro ti devo dare a te o a lui? Tu mi darà meglio, ti scrivi il biglietto, io mi prendo la responsabilità col nome suo. Va bene? Io firmo tutto, mi fa sapere come ci dobbiamo muovere, se devo venire io, ci mettiamo a metà strada. Ti faccio sapere io. Fino a Santo Spirito, a Molfetto, Santo Spirito. Organizzo io tutto e ci vediamo. Ovviamente i contanti ti posso dare. Sì, il presidente si chiama. Io ti ho fatto un piacere grande, perché loro hanno dato 4. E se qualcuno ti chiede, un ragazzo, qualcuno ti devi dire 4. Facciamo così, senti a me, tu mandami tramite WhatsApp la carta d'identità e la sanitaria. Fammi sapere domani pomeriggio. Tutto buono, ciao. C'è da accertare se la suora agisca per suo conto o fa da tramite ad altri personaggi.